Continuando la sua carriera in Italia per un po', Kanyaman ha firmato un nuovo accordo a giugno ed è diventato il volto italiano del marchio automobilistico famoso in tutto il mondo. Yaman, la cui pubblicità ha fatto molto rumore, è andato davanti alla telecamera per la nuova pubblicità. Le nuove foto della campagna condivise dal famoso attore sul suo account social hanno fatto un'ottima impressione. Migliaia di commenti sono stati fatti in poco tempo sulla quota del giocatore, che conta 10 milioni di follower su Instagram. Le foto hanno fatto impazzire i fan italiani e turchi dell'attore. Kanyaman ha recitato l'ultima volta con Okun Dieresi Jajiu Kun Dieresi Reel nella serie TV By Vrongel sulla televisione turca. Era nel ruolo principale con Demeo Kun Dieresi Demir nella serie precedente, e Harley Bird, che le ha portato la vera fama. L'attrice, che ha attirato grande attenzione con il suo cambiamento fisico in questa serie, è venuta alla ribalta con i suoi muscoli. La reputazione di Kanyaman è aumentata con la vendita della serie in molti paesi. Era particolarmente popolare in Italia. Dopo aver ricevuto offerte da questo paese, l'attrice, che ha preso parte a vari spot pubblicitari in Italia per 2 anni, ha recitato in serie TV ed è diventata il volto di alcuni marchi. L'attrice, che da circa 2 anni non interpreta un ruolo in serie TV turche, ha girato anche una serie per la TV italiana. Si sa che l'attore, che nei mesi scorsi ha stretto un accordo con Disney Plus, reciterà in una serie chiamata El Turco, che sarà girata per la piattaforma.